Ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo e oggi siamo ritornati sulla cugina Vanilla. Allora, benvenuti in questo nuovo video. Ci sono anch'io, ovviamente, sono Ovvio, è la cugina Vanilla. per questo ho detto ovviamente. E non mi riesco a mettere E il mondo connessione. lagga. Oh, ce l'ho fatta. Ma tu veramente vuoi giocare così? Ma che è questa roba? Tu veramente vuoi giocare così? Oh, scherzo. Provo a mettermi in prima persona per... Vabbè. Allora, stavo dicendo. Ok, le casse belle. Ah, è successo un casino nel mondo. Guardate qua che bella rosa. Ve la ricordavate? Infatti non c'è mai stata. Non si sa da dove è sbucata fuori sta rosa. È molto fashion, però non si sa da dove è Ti prego, sbucata. non dire fashion nei miei video. Va bene? Non si sa da dove è sbucata fuori. Però, guarda cos'ho. Ci stiamo avvicinando all'Ender Dragon. Esatto. E in più ci sono altre La cose. metto qua insieme alle altre perché poi, ragazzi, ho farmato un po', cioè ho ucciso una quantità di Enderman. Ma questi diamanti li hai messi tu? Cosa? Questi qua. Quelli diamanti. Sti No. Stavamo dicendo qualcuno è entrato nel mondo. cosi. E che è questo? Ah no, questo no. Questo è tutto. Allora, non sono abituato con i Ma? tasti. Ma ci sono tutti gli angoli. Vabbè, però fanno luce. Sono belli, fanno luce. A parte quelli in terra. Allora, so che ci sono stati dei video che non sono stati proprio caricati su questo Lo so, infatti tipo la parte iniziale non esiste. Però, allora ragazzi, comunque, quando sconfiggeremo l'Ender Dragon sarà la fine di questa serie e quindi sarà la fine della stagione 2, ma inizierà la stagione 3. ovviamente. Guarda, se vogliamo, dobbiamo andare nel Nethermo, quindi prego. Comunque, no, allora, sì, aspetta un attimo, io non ho armi, non ho niente. Come non hai niente? E rientra. Comunque, stavamo dicendo che guarda Quelle non pure sono. queste candeline fashion. Ti avevo detto. Dopo ti censuro, guarda. Vabbè, dai, ricominciamo il video allora. No, basta. No, stavo scherzando, però. Ma io la cosa ce l'ho l'incudine. Ma io voglio la name tag. Non trovo la name tag. Questa cosa mi dà proprio fastidio. Comunque vieni a prendere un po' di cose che to. Che io nel mentre non ho toccato niente, però te le ho messe in ordine le cose. Due crafting table, ma che te ne fai di giocare due crafting table? Sono più belle. Cos'è sto coso? C'è un bottone. Non l'avevi messo tu. No? Ma se lo premo, che succede? No! Quale psicopatico metterebbe TNT sotto la propria casa? Ma non rompere, non continuare a rompere le Ormai è cose. rotto. E mo che fanno? Dio mio, Ari. Ops. Ops, c'è stata un'ora di lavoro per costruire sta casa e ora è tutto distrutto. Cioè, ma che macello! Fosse così. C'era della TNT sotto. Ma ce n'era tanta! Ma cioè per far causare sto boato ce n'era proprio tanto. Ce ne sarà stato almeno tipo 15, una cosa del genere. C'è stato qualcuno?
Sicuramente. E ci ha causato questo scherzo del cavolo. Vieni in casa mia, ti do un po' di legna per ricostruirla. Grazie. Meno male che l'esplosione non è arrivata fino a casa mia. Dovrei averne un bel po'. Infatti. Dal primo video che non c'è mai esistito. Ah sì, è vero. Aspetta. Ma dobbiamo ricostruire, devo ricostruire tutta la casa. Uno, tieni uno stack. Sì, sono leggermente sprofondata nel vuoto. Due, tre e quattro. Avevamo leggermente fatto troppi rifornimenti stavolta. No, ti ho dato tantissima legna. Cioè, la sedia aiuta pure un po'. Grazie. Magari la ricostruiamo anche più bella di prima. Sì. Ma io lo odio sto tizio. Lo odio. Come avevamo detto, ragazzi, nella live stream, purtroppo ci sono. L'abbiamo detto pure mo. Ci sono alcuni video della cugina di Vanilla stagione 1 non pubblicati. Era tutto inteso che non erano pubblicati. Perché nella live stream neanche ce ne eravamo accorti. Che non erano pubblicati. Perciò se vi chiedete qualcosa che dicete, ma che sono questi video con i tizi che sto entrando, praticamente ci hanno fatto guerra, abbiamo iniziato una specie di guerra con questi qua. No, ti stai confondendo con un'altra serie. Ah, quella era l'altra serie, sì. Quella era la Vanilla 1.15 che abbiamo fatto noi. Ah, è vero, è vero. Mentre intanto dobbiamo ricostruire tutto questo po' di roba. Però questo qua, cioè noi credevamo fosse il nostro alleato, perché ci aveva chiesto aiuto per il fatto dell'Ender Dragon. Quando? Non te lo ricordi? Ah, dici quello della scorsa stagione? Ah, però poi alla fine. Allora, Maria, però, mo questa parte la taglio. Ti giuro, non l'ho messo io qualcosa. Te lo giuro. Questa parte la taglio, però, ti lo giuro, non l'ho messo io. Allora, la pianta e tutto l'hai messa tu, giusto? No. Questo, io non ci sono proprio entrato nel mondo, a parte per fare un'angolazione. A me, io la guardavo da fuori. Hai visto la casa e quando hai visto quei cosi che hai detto? Io spawnavo sempre così, io dicevo vabbè, le case sono integre, guardavo un po' dentro, dicevo vabbè, tutto a posto, e me ne uscivo. Però io non sono mai entrato dentro. È entrato solo la parte sopra, no? Quella là? Sì. Quella lì sì, l'ho fatta. L'ho fatta io. Mamma, mi è venuta un'idea! Quale? Perché la tua casa non la facciamo sotterranea qui? No. No? Non mi piace l'idea. Perché la volevo fare come prima, però come prima è un po' impossibile farla. Ma non abbiamo abbastanza blocchi, roba. No, la stai facendo sbagliato. Che? Questo è il corridoio. Sì, ma non era così lungo. Ecco, vedi? Qua così era. Ok. La casa me la ricordo come era più prima. Beh, certo, era la casa mia. Mamma mia, che macello. Io ti faccio le proporzioni, poi tu... Grazie. Lavori, cioè la rifai. Sì, ho bisogno anche di metterci qualcosa sotto, perché non è che può essere una casa volante. Devo dire la verità, è un bel casino. Ma scusa Maria, ma mi spieghi perché hai premuto il bottone? Perché ho pensato, no? Ho pensato, ah guarda, perché tu avevi detto, prima di iniziare a fare il video, ah guarda, ho messo le scale, così almeno pensavo avessi messo il bottone
non so per quale motivo, perché tu a un certo punto hai detto bottone di qualcosa. Allora io ho pensato che l'avessi messo tu. No. E quindi ho premuto il bottone, ho sentito il rumore e sono andata lì. Io quando ho sentito il rumore ho detto TNT e sono fuggito. Sì, ti ho visto. No, ma io mi sono spaventatissima. Ho sentito il rumore, sono pigliata una paura. Ma ti sto aiutando, arrivo subito. Grazie. Ok, non ti sto facendo solo le proporzioni. Ti sto anche aiutando a fare arrivare tutto il sì, perché non è che in un video devo fare Maria ricostruisce la sua casa perché ha fatto un casino correndo un bottone. Come sei venuto di premere il bottone? Oh, non lo so! Oh, però è sopravvissuto. Due casse sono sopravvissute. Non è male. Gli altri oggetti che avevi nelle altre casse sono tutti esplosi. Bello, perfetto. Vabbè, tanto non è che ci mettiamo chissà che nelle casse. Legno di betulla, dove l'avevamo preso? Dalle betulle, chi se lo ricorda? Noi non ce l'abbiamo il legno di betulla. Ne abbiamo 8. Mettiamo gli 8. Mi sa che dovrà avere il pavimento un po' misto. Vabbè, taglio quello di betulla e ci mettiamo qualcos'altro. Vabbè, che ti fai tutta la casa uguale? Eh? Che ti fai tutta la casa uguale? Con lo stesso legno? Sì, così ho fatto prima. Okay. No, qua non c'era. Comunque un po' di roba è sopravvissuta, soprattutto molto vetro è sopravvissuto. E grazie al cielo, perché io non c'avevo voglia di riprendere tutto il legno. Alcun 10 di ferro? Mamma mia, io questo qua lo odio. Ma poi sotto la mia di casa l'ha messo. Non so. O forse l'ha messo pure dentro casa mia un altro bottone, solo che non ce ne siamo accorti. Vai a controllare. Vedi se ci sta un altro bottone. E se c'è, scava e vedi se c'è la TNT. Se c'è, la leviamo. Ce la vediamo. Ovviamente. Allora, anch'io ho il pavimento di betulla. E questo è un bel problema. Qua non vedi c'è. Vedi se ci sta qualche bottone nascosto. Al piano di sopra? No, non c'è. Penso. No, ne... non c'è niente, Marie. Ma ci deve essere qualcosa. Forse qua dietro, no. Perché l'hai messa solo sotto la tua? Mi stai dichiarando guerra, eh? 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 Guarda, io lo ammazzo. Ma no, ma non nel gioco, nella vita reale. Chiunque tu sia, hai fatto una cavolata. Non lo sapete, ma io sono leggermente competitiva. Vi dico solo che ho buttato la tizia nel fango. Andiamo avanti. Ma no. Allora, non mi buttare un tubo d'acqua addosso e poi ci ripensi. Allora. Questa non è la cosa peggiore che ho fatto. La cosa peggiore che ho fatto è un'altra, però non la posso dire. Allora, andiamo avanti. Va bene. Io ti sto a fare il pavimento. Con le altre... Vabbè, sì, tanto... L'importante è che ci sia la mia casa. Poi il pavimento viene dopo. Cioè. Dai, però era bellissima la casa. Cioè, questo doveva essere l'episodio dove andavamo dall'Ender Dragon. No. Dove cercavamo di più la netherite. Altro che netherite qua. Noi dovevamo cercare la netherite per poi. Anzi, prima i diamanti. E poi la netherite. Io intanto rifaccio il sotto, cioè non tutto, però almeno faccio un appoggio alla casa. Capisco la gravità di Minecraft ha dei problemi mentali, però cioè non ha senso. Ok. No. Cioè è esploso tutto, il vetro non è rimasto, sta parte si è salvata e basta. Anche le lampade che stavano sul pavimento non si sono salvate. Manco i diamanti. Avevi dei diamanti? No, quelli che mi avevano messo in casa, ti ricordi? Ma non erano diamanti. Erano delle lanterne. Ah, le lanterne, non so cosa. Perché i diamanti fanno luce.
No, non fanno. Beh. Mamma mia! Cioè io quindi devo rifare tutto da capo! A quanto pare. Vabbè, da capo no, più o meno, cioè, più o meno un po' di cose si sono salvate. Questa sarà l'episodio ricostruiamo la casa di Maria. Sì. Fai Maria non preme quel bottone, chiamalo. No, non lo so. Poi vedremo il titolo. Cioè, lui sta facendo la parte sopra, io sto facendo la parte sotto. Ma mi chiedo, ma come vengono certe idee alla gente? Cioè, ma che gli avevi fatto? Io non ho fatto niente... no, non posso dire che non ho fatto niente a nessuno, perché non conosco questa persona, non so neanche chi è. Ma in realtà manco io. Quella volta che è entrato quella persona aveva solo fatto uno scherzo, ma mi aveva fatto una copia del mondo. Quella era una copia. Quindi il mondo si era salvato. Sto avendo problemi con l'acqua. Mi è entrata l'acqua nel sotterraneo di casa. No. Devo leggermente bloccare questa palla. Bloccati, falla! Per un attimo pensavo di aver sentito un creeper. Ci manca solo quello. Guarda, se arriva pure un creeper, io lo ammazzo al creeper. Lo ammazziamo per il ponzo. Comunque, ragazzi... Comunque, la mia casa è stata distrutta e ammazzerò chiunque sia il colpevole. Chiunque, non me ne frega niente di chi è. Maria, la detective. Madonna... Ma guarda, ma che con quale faccia tosta si mette a distruggermi la casa? Casa mia, dove vivo? In Minecraft. Però c'è, comunque ci vivo! In Minecraft. Maria, comunque ho quasi finito di fare il pavimento. Grazie, ti voglio bene. Thank you. Oh, si è levata l'acqua da casa mia. Ho fatto leggermente un casino. Ma okay. Sì, l'ho finito il pavimento. Hai fatto? Sì. Grazie. Mi serve del legno, quello là di quercia, così posso fare la parte normale. Ma tu però c'hai uno spazio enorme sotto casa. Davvero ci puoi fare tipo uno sgabuzzino? Sì, ma se non so che mettere dentro la casa, pensa che cosa mettere dentro. Qua ci metti tutta tantissime casse, ci potresti mettere qua. È il nostro, sarebbe il nostro scopuzzino dove teniamo le cose. Qua, allora, intanto lo copro con la terra. E poi potremmo metterci tipo una specie di stanza segreta questa dove potersi rifugiare. Questa lasciala così. Cioè, non fare niente per ora. Domani ci pensiamo. Cioè, domani nel gioco, intanto. Certo. Ok, guarda. Intanto io continuo ad aggiustare la casa. Basta che mi dai un po' di legno di quello. Ce l'ho? Ok. Ma come fai? Cioè... Mo non preoccupiamoci del legno, pensiamo al vetro per ora. Oddio, il vetro. Ma ce l'abbiamo, oh, che stai facendo? Cioè, faccio io, non ti preoccupare, tu rilassa un attimo. Sto leggermente in stress, sai? Mi ero leggermente distrutto la casa. Se pianto un blocco male, gioco horror. No, sto scherzando. T'azzardà. Guarda, io con FNAF sono morta dentro. Sì, perché... Raga, intanto scrivetemi qui sotto se vi è piaciuto lo speciale di Halloween. Che Halloween non è mai passato, questo dettaglio. I'm a farmer and better faces. Ah, guarda, qua ci sta del legno all'entrata, lo posso togliere? Quale legno? Qua, lo vedi? Guarda da me. Della mia casa? Ah, vabbè, ma sta un pochino davanti, posso usarlo per la mia? Ma te lo do io! Ah, pensavo fosse finito, sai. E poi con quel legno comunque non ci avresti fatto nulla. Sì, avrei messo tipo 3 blocchi e mezzo. Un attimo che finisco di mettere il vetro. No, ma neanche il letto si è salvato! Un attimo, mo se muori è la tua fine. In che senso? Che ti rigeneri
a 1000 anni luce da qui. Oh, è vero. To, ce n'è l'altro. Tu non preoccuparti con delle pareti. Io intanto devo fare il vetro, io devo mettere il vetro. Questo è un episodio un po' di costruzione. Come lo chiamo? Come copertina ci metto a questo video, a questo episodio? Ci metti uno con la testa mozzata, perché è quello che gli farò. Mamma mia, Sofì. Vabbè, Sofì. Maria, la deca. No, come si dice? La decapitatrice. Perché esiste un mestiere del genere? Boh. Ma si è salvato il coso! Il parafulmine! Sì, oddio, è vero. Stai facendo il soffitto, mo? Prova almeno. Oh, appena è. No, quella stanza ce ne dobbiamo approfittare, scusa. Perché se lui ha voluto griffare. Tanto la casa comunque abbiamo abbastanza materiali per fare. Cosa stai facendo? Ah. Lo devo levare qua perché qua tanto ci dobbiamo mettere il legno, cioè il vetro. Guarda questo. Cioè, ma io non lo so, ma ti pare il mondo? Intanto sto aggiustando il sopra della casa. Grazie, davvero tu sì che mi stai aiutando. Speriamo che i blocchi non si finiscano presto. No. Che non ne abbiamo infiniti. No, purtroppo. Non caio altri blocchi per il tetto. Mamma mia, cioè che distruzione! A questo tizio piacevano le esplosioni. A quanto pare un griffer. A quanto pare un griffer. Ma non ho capito perché l'ha fatto. Non lo vorrei sapere pure io, sai. Forse gli stavi antipatica? Forse è un tuo amico dell'asilo che ti odiava a morte? Quante persone all'asilo vediamo? Però, dai, seriamente, come fai a ricordarti da qua all'asilo? Su. Ma guarda, sto scherzando. Fammi il piacere, va. Comunque. Cavolo, abbiamo finito i blocchi. Comunque lo so che stavi scherzando. No, c'ho dei blocchi anch'io. No, ma ce ne ho pure io un po'. C'ho altri 4 stack. Poteva andare peggio. No! Non poteva andare peggio. Mi sei salvata all'ultimo. Ti stavo già per guardare malissimo. Madonna! Comunque lo sai che sei distrutto pure il vetro della struttura che ti ho creato io sopra casa? Un po'. La mia povera struttura. Cioè adesso sto facendo queste torrette soltanto per salire, poi dopo le distruggiamo ovviamente. Quale torretta? Queste qua. Perché deve stare solo sul soffitto il legno. Poi ci dobbiamo mettere il vetro. No, ma queste colonne qua sono. Sono giuste. Ah, dici le vuoi tenere? No, perché qua poi c'è la porta. È vero. Ma il blocco fluttuante. Vabbè, io le so dettagli. Comunque un po' l'ha colpita la mia casa, non è che non l'ha colpita proprio. Quindi, no, però specialmente a me, perché, cioè, a me che ha colpito principalmente. Cioè, a te te l'ha proprio demolita, distrutta, disintegrata. Cioè, per fortuna non era bravo sto tizio, perché non l'ha distrutta tutta la casa. Beh, la maggior parte sì, però. Sì, però poteva fare di meglio. Sì, dai, diamo spunto ai creeper, dai. Esatto. Guarda, la prossima volta, se me la distruggi, io distruggo la tua faccia. Distruggio, tu distruggi e distrugge. Voce del verbo, avanzare, seppellire e poi bruciare il suolo dove l'hai seppellito. Allora. Madonna, una casa ti ha distrutto, non ti ha ammazzato un parente. Forse questo esempio è troppo brutto.
Comunque. Aspetta che tu sei mio cugino, quindi sei mio parente. Non mi ha ammazzato a me, quindi. Io valgo più di tutti quanti, vero? No, proprio sto scherzando. No, perché dicevi, ah, parente, tu sei mio parente. Comunque, cioè, vedi, guarda. Quello ha distrutto il vetro. Servono altri blocchi. Ne hai altri, mi passi? Sì, ne ho altri stack. Allora, ti do questo, aspetta, più questo, aspetta, questo e questo. Grazie. Mi sto riprendendo tutti io, tieni. Mamma mia, che devastazione! Cioè, no, io non so proprio cosa dire. Cioè, allora, cioè, il commento di oggi doveva essere. Ok, ragazzi, adesso siamo pronti per prendere per uccidere l'Ender Dragon, ma lo faremo nel prossimo episodio. Invece qua abbiamo sta 30 episodi e arrivare a sta casa. Senti, io non ce la faccio, ma come gli è venuto in mente di fare questa cosa? Tra poco mia cugina esplode, ragazzi. Cioè, come? Ha già finito il blocco. I blocchi? Devo andarne a prendere altri. Ok, dimmi come posso aiutare. Allora, prendiamone altri tanti, tantissimi. E li trasformo, facciamo una cosa, perché mo queste cose qua non mi servono, quindi le rimetto dentro. Non so come mi ha distrutto tutto. Cioè, sei proprio impegnato, sto tizio. Stavi per dire un'altra cosa, Lo accettiamo. No, non lo accettare. Non stavo per dire nient'altro. Sicuramente. Oh! Sicuramente. Aspetta, devo distruggerli per forza questi. No, no, no! Perché ti ci devo mettere sotto la... Non si poteva andare da sotto. Comunque mi sono preso tantissimi blocchi, no? Tantissimi stack. 8 stack più... Oh, 16 stack! Il vetro ce l'hai? Il vetro non lo prendo. Il vetro è pochissimo. Il vetro non so se ce la facciamo in tempo, nel senso in tempo, se ce la facciamo rispetto alla quantità. Oh, però la tua casa già sta iniziando a prendere un po' più di forma, guarda. Altro non è come prima. Vabbè, non è male comunque. Beh, di certo è un'abitazione ospitale. È tornata ad essere un'abitazione bella. C'è una cosa. C'è un ponte. Sì, intanto usa il vetro per aggiustare qua, che io non so come l'hai fatto, cioè non mi ricordo perché l'hai fatto quando non c'ero. E niente. Che? Premere i tasti. Non sto premendo. Ok. Comunque, ti stavo dicendo, non so se il vetro ci basta. Sta venendo. Non so se il vetro ci basta, questo è un grande problema. Io sono un grande problema. Perché la sabbia poi chi la va a prendere? Beh, la casa è mia, non voglio. No, in realtà forse ci basta, ne ho altri 3 stack. Dobbiamo trovarlo sto tizio, eh.
Vabbè, non ti devi innervosire, però. No, no, ma lo dobbiamo trovare, ma lo dobbiamo trovare. Non sa che gli aspetta questo qua. Vieni dentro. Aspetta, vieni. È giusto. Dai, ma il cane qua da prima. Sì, sì, adesso sì. C'è voluto un bel po', diciamo. E per colpa di qualcuno c'è voluto un bel po'. Colpa mia c'è voluto un bel po'. No, no, di quello. Ah, ok. Perché ha distrutto la casa, se non ci fosse stato lui allora. Cioè, non... A te non ti sto dicendo niente, anzi mi hai pure aiutato, perché dovrei dirti qualcosa. Comunque, lo sgabuzzino... Per lo sgabuzzino... Senti, allora, sta pioggia ha rotto. Sta piovendo da 800 ore. E basta. E diamine. Ah, vedi, una bella giornata. Sì, l'hai riaggiustata la casa? La casa è aggiustata, è come prima. Ok. Io chiudo qua questa cosa qui. Chiudi... Tranquillo, chiudo, però non metto dentro niente. Qua, questa zona qua aperta, questa voragine, lasciala aperta perché è il nostro passaggio. Sì, sì. Qua ci possiamo entrare per qualsiasi cosa. Perché io poi ho paura che c'entra qualcuno sotto casa mia, tipo un creeper, e io gli sparo. Mi immagino tu che spari al creeper. Comunque mi serve un piccone. Mamma mia. Calma, 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 la calma. Sai cos'è la calma? No, non lo so che cos'è la calma. Dai, mi serve un piccone. Cosa stai facendo? Però un piccone, dai, non lo faccio di ferro il piccone. Ok, allora. Adesso io voglio lasciare un messaggio a questa persona molto gentile, no? Ragazzi, allora, scusatemi il termine, ma mia cugina sta incazzata nera. Quindi, quindi ragazzi, donate al 515781 per la... Per risparmiare la vita di quel tizio. Basta. Comunque mi sono fatto tre picconi in ferro. E mo inizio a mettere a posto questa voragine sotto la tua casa. Grazie. E quindi, allora, che cosa dobbiamo fare? Adesso lasciamo un bel messaggio a questo qua. Ma tanto, vedrai il video, perché se è entrato nel mondo, vede i miei video. Vabbè, fa niente. Oddio, ho capito come sono riuscita ad entrare. Come? Si vede? Oddio! Ah, ho capito. Ok, non lo potevo dire, ragazzi, scusate, ma non lo potevo dire, sennò tutti quanti andavano a cercare. Comunque, vieni a vedere già com'è più... Uniforme? Sì, mi piace. Voto? 10. Yes. Ti prego, fammi una calcola. Scusate la tua missione. Vabbè. Allora ragazzi, intanto qua sta avvenendo benissimo, cioè è proprio bello. Sì, ci sta. Lo sai che secondo me è stata pure una fortuna. Una fortuna? No, no, ripetilo, tranquillo. Vuoi ripetere? Ripetilo, va benissimo. Va bene. Ma io ho fatto malissimo. Non ti ho fatto male. Beh, però è stata una fortuna. No, però veramente, mo, a parte gli scherzi, ci è venuta l'idea del magazzino. Ma magazzino, io lo farei più se ci fossero evenienze. Mettere qua, mettere la cosa se ci fossero delle evenienze. Guarda, io giuro. Basta. Oh, no, no, no. Io adesso voglio sapere chi è stato, lo voglio sapere, lo sappiamo. Oh, tu che sei stato, scrivilo qua sotto nei commenti. Sì, sì, lo scrive sicuro. Tutte le minacce che gli sto a fare, secondo me lo scrive.
Oh, comunque sta venendo benissimo. Vieni a vedere. No, sto facendo un'altra cosa, aspetta. Che bei suoni. Ma adesso si suona. Sto in caverna. Che meno. Più o meno. Ok, vediamo un po' se ho fatto tutti i lati. Se manca qualcosa. Ok, manca qualcosa. No, 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 quella è la. È la porta d'ingresso. Sì, però dobbiamo entrare da sopra. Intanto te la lascio aperta. Oh. No, no, no. No, non si entra da sopra. Si entra da qua. Eh no, ma è brutto vedere. No, è meglio che sia una cosa segreta, è più figo. Appunto, per questo voglio creare un meccanismo. In pratica cosa succede? Voglio nascondere una leva da qualche parte. E qua si vede terra, no? Poi con una leva si apre. Bello. È un'idea geniale. Mi piace. Molto più bello, cioè molto più segreto. Non ci vorrà un po', devo cercare dei tutorial su YouTube. Intanto lo lasciamo così allerta. Tanto se entra qualcuno muoio lo vedo. Perché esce in chat. Ma non è online questa cosa, come ha fatto ad entrare? Infatti. Il mondo è in LAN. Questo è un hacker. Questo è un hacker, è riuscito a mettere il mondo in LAN. Solo l'host che sono io può farlo. E allora l'avrei fatto tu? No! Questo secondo me entra... il villager. È entrato con il mio account, secondo me. In qualche modo. O è stato a casa tua, però non credo. No. Non penso sia un tale livello di stalking. No, vabbè, non credo neanche io. Vieni a vedere. Come sta avvenendo. Bello, bello, vedo dal tuo schermo, molto bello, mi piace. Lo sto facendo, bello, bello, qua... No, secondo me è giusto farlo come magazzino. Perché se veniamo qua, no? Qua, tipo, ci mettiamo tutte le cose, tipo le spade, le cose. Sì, così se c'è qualcuno uccide roba non succede niente. Meno grazie a quello, e se sta guardando questo video, ti voglio male. Tanto. A me a lui. A lui? Mi sarei fatto una pala. Però... No! Entra l'Akba! Non entra. Però non voglio negare, grazie. Ok, prima devo fare negare quello. Allora, facciamo così. Tanto io continuo qua. Ma c'è un modo per scoprire di distratta e incontrarlo? Cioè c'è un modo di... Guarda, l'unico modo sarebbe entrare nel mondo quando lui c'è dentro. Vedere il nome e cercarlo sulla barra dei nomi per vedere chi è. Osh. Ho messo la cornice. Vabbè, va bene così. Va bene così. Dio mio. È un anno e mezzo che piove. Fatto. Vado in casa mia. Oh, che ne dici se lo facciamo collegato? Che senso? Nel senso che è sotto casa tua e facciamo... facciamo un altro di questi buchi sotto casa mia. Ma non è che c'hai due letti e uno me lo presti, no? No, io ne tengo uno. Dove sto? Sta sopra. Ah. Sì. E come si fa a fare il letto, te lo ricordi? Vagamente. No, cioè, nel senso, sì, me lo ricordo. Cioè, io non le pecore, non ce l'abbiamo la lana. Oh, cavolo. Vabbè, troveremo un modo più tardi. Quindi adesso se muoio, alla fine. Cioè, stava andando tutto bene, hai premuto quel bottone. Ma che ne sapevo io che c'era la TNT? No, tu adesso me lo spieghi. Sì, io questa cosa la distruggo. Uno vede, no, ma non te la lasciala. No, l'ha messa lui, allora, insomma, come una distrutta la casa.
scusa, vabbè, ma l'aveva messa anche in casa mia. Vabbè, te lo rimetto. Abby, intanto qua, cioè, qua sta venendo benissimo. Hai craftato roba. Non le sai mettere sopra la crafting? No, mettilo tu. Tu lo sai mettere sopra la crafting? Sì. Non stai nervosa. Stiamo giocando a Minecraft. Non sono nervosa, assolutamente. Sì, però vabbè. Vabbè, ti ha griffato la casa, un po'... Si è tristi un po', si è arrabbiati, però alla fine è un gioco, Marie. Sì, ci stai, è un gioco. Capito, se fossi stato tu io non sarei stata arrabbiata per chissà quanto. Perché comunque è un gioco, ok, ma sei una persona che conosco, me l'ha fatto proprio perché... però... Sei una persona che non conosco. Cioè, non conosco, sei una persona che conosco. Perché il video che abbiamo fatto è totalmente buttato perché tu hai premuto un tasto. Che ho premuto? Ho fatto così. Hai premuto il tasto centrale. Davvero l'ho fatto? Credo. Comunque ragazzi, per ora ci fermiamo qui. Prossimo video, ciao ragazzi.